Anche oggi posso fare il video con la luce del sole perché sono ancora a casa, infortunato. Ho ancora il braccio gonfio, ma domani penso che andrò al lavoro anche se il mio braccio non è ancora a posto. Diciamo che non sto ancora bene, speriamo di non avere ricadute. Certo, se fossi ammalato potrei essere sicuro di fare sempre video, perché allora non potrei fare un tubo delle cose che sono costretto normalmente a fare, no? Cioè lavorare in continuazione. E ero rimasto appunto nella lettura dall'abisso del tempo, alla descrizione della misteriosa mummia trovata nel Pacifico, no? E anzi, alla conclusione della descrizione, proprio l'ultima frase in cui la descrizione delle impressioni, dei sentimenti che suscita la mummia, un senso di mistero, di terrore legato alla morte, no? Cioè, la mummia ha un fascino particolare, non semplicemente perché è qualcosa di totalmente inspiegabile, non si sa come hanno fatto, non si sa di chi è, non si sa di che cosa potrebbe essere perché appartiene a una razza sconosciuta, non si sa come hanno potuto imbalsamarla in quel modo, non si sa perché è in quella posizione con quell'espressione sul volto, no? Emana mistero da tutti i pori. No? E nello stesso tempo è veramente orribile, suscita un senso di terrore, di ignoto. La mummia è sempre legata all'idea della morte, no? E non solo della morte, ma anche della sopravvivenza alla morte, no? Perché un corpo conservato da millenni, a tal punto da poterne conservare più o meno i lineamenti, dà l'idea non solo dell'antichità, no? Ma dà anche l'idea che qualcosa nella mummia sia ancora vivo, no? Che lo spirito della mummia in qualche modo sia legato al corpo, no? E è per questo poi che gli egiziani imbalsamavano i morti, proprio perché pensavano che un giorno sarebbero potuti rinascere. No, il concetto di resurrezione è cominciato proprio con gli egiziani. Io lo so proprio per esperienza diretta, perché come avevo già narrato, che da piccolo io sono cresciuto con il terrore di una mummia, no? Perché nel duomo della mia città c'è la mummia di una suora di 500 anni fa, conservata naturalmente, no? Che una volta scoperta è stata esposta, cioè il corpo di questa donna viene attribuito alla beata Beatrice d'Este, no? Una principessa degli Estensi, della dinastia degli Estensi di Ferrara, che aveva il castello qua, nella mia città, e aveva fondato un monastero. No, poi era stata sui coniugani e poi era stata beatificata. La mummia non è, presumibilmente non è della beata Beatrice, ma è stata attribuita a lei, no? Cioè, quando si è visto questo caso di mummificazione naturale, si è subito pensato al miracolo, no? E allora, in realtà si tratta di un normalissimo caso di mummificazione naturale, come può succedere a volte. E la visione è veramente orribile, no? La visione di questa mummia, mummificata naturalmente, lì esposta in vetrina. Si sa che le chiese cattoliche hanno sempre avuto questa passione per la morte, per l'esaltazione della morte, morte e l'inferno, sono tematiche che vengono sempre buttate addosso al fedele, no? E quindi io ero terrorizzato ogni volta che andavo in chiesa di trovarmi accanto, dovermi sedere accanto alla teca della beata Beatrice. E quindi so benissimo, cioè poi la notte avevo il terrore, no, che la beata Beatrice uscisse dalla sua teca e si aggirasse, la mummia terrificante si aggirasse
per le vie della città, no? Ecco, me la ritrovassi in camera o cose di questo tipo. Quando sei bambino, insomma, i terrori infantili sappiamo come sono, e quindi ecco, questo è uno dei motivi per cui sono così interessato ai racconti dell'orrore, no? Perché sotto sotto ci sono sempre dei presupposti infantili, terrori, traumi infantili che sono legati appunto allo sviluppo di una personalità che è interessata a loro. Dunque, fra il pubblico colto che frequentava il museo Cabot, quella reliquia di un mondo antico dimenticato acquistava in presto una fama sinistra, benché l'isolamento dell'istituzione e la sua politica di riservatezza impedissero che la mummia diventasse un fenomeno popolare sul tipo del gigante di Cardiff. Il gigante di Cardiff è un episodio veramente accaduto, no? Che fu una delle più grandi bufale del secolo scorso, forse anche dell'Ottocento, no, credo dell'Ottocento, quindi 2 secoli fa. Adesso non mi ricordo la data esatta, no? Ma il gigante di Cardiff è la capitale del Galles. No, è appunto un presunto corpo di un gigante pietrificato, mummificato e pietrificato, che sarebbe stato trovato appunto dalle parti di Cardiff e che altro più di 3 metri o qualcosa del genere, e che sarebbe stato poi esibito come prova dell'esistenza passata dei giganti antediluviani, no? Ovviamente gli integralisti religiosi fecero molto battage, anche perché appunto per loro era una dimostrazione che le parole della Bibbia dicevano la verità, cioè che prima del diluvio, in fin dei conti anche dopo, sarebbero vissuti i giganti sulla terra, no? Come se poi in ogni mitologia del mondo ci sono dei giganti, voi trovatemi una mitologia dove non ci sono giganti e io vi mostrerò una mitologia che viene da un altro pianeta, perché veramente tutte le mitologie della Terra parlano di giganti, tutte. Dunque, nel secolo scorso l'arte del sensazionalismo non aveva invaso il campo degli studi più seri, o almeno non nella misura in cui è riuscito a fare oggi. Comunque, il gigante di Cardiff è stato accertato essere un falso. Ovviamente, scienziati di vario tipo fecero del loro meglio per classificare l'oggetto spaventoso, ma sempre senza successo. Le teorie di una civiltà scomparsa del Pacifico, della quale le statue dell'isola di Pasqua e le costruzioni megalitiche di Ponape e Nan Matol sarebbero le probabili vestigia, circolavano liberamente fra gli studiosi. Ecco, cioè, Ponape e Nan Matol, appunto, sono 2 località della Polinesia, dell'Oceania, non so se sono specificamente nella Polinesia, magari nella Melanesia, credo che sia nella Polinesia, dove appunto sono state trovate delle rovine, dei megalitiche, oggi vengono attribuite a una cultura che sarebbe stata più o meno appena antecedente a Cristoforo Colombo, come d'altra parte anche le statue dell'Isola di Pasqua, che sarebbero state contemporanee praticamente del Rinascimento italiano. E quindi sì, non hanno un'origine, come dire, sensazionale, no? Ovviamente anche l'Oceania, gli abitanti dell'Oceania venivano presumibilmente dalle parti dell'Indonesia, del Giappone, forse dalla Corea, insomma dall'Asia sudorientale, no? Presumibilmente. Poi ovviamente ci sono diverse teorie, adesso non so l'analisi genetica cos'è che dice, purtroppo è tanto tempo che non mi interesso più di problematiche di questo tipo, dovrei interessarmi. Comunque, un tempo, cioè quando sono state scoperte queste rovine, sono state attribuite, come dire, alle vestigia della mitica cultura di Mu, no? Cioè il continente di Mu, che si sarebbe appunto esteso dove ora c'è l'Oceania, nel Pacifico,
e di cui appunto le isole dell'Oceania sarebbero, che sono appunto uno sparpagliamento di isole, no? Cioè, se voi vedete la carta dell'Oceano Pacifico, c'è questo blocco enorme di isole, no? Che sembrano formare proprio un continente a sé stante, sbriciolato nell'oceano. Qualcuno ha detto, forse appunto sono le cime delle montagne di un continente sommerso. Quanto ne so io, come avevo già detto, geologi dicono no, casomai è più probabile che sia un continente che sta emergendo, perché a volte effettivamente i continenti si sommergono e sorgono dall'oceano, ma con processi lenti di milioni di anni. Comunque, queste culture sono state attribuite a, come dire, i superstiti di Mu che si sarebbero rifugiati sulle cime delle montagne e che sarebbero stati poi gli antenati dei polinesiani e degli abitanti dell'isola di Pasqua, la stessa cultura dell'isola di Pasqua, di Moai, la sua strana scrittura che assomiglia a quella dell'Indo, no? È stata attribuita alla civiltà di Mu. Oggigiorno invece queste teorie diciamo che sono ormai relegate nell'ambito dello stravagante perché non hanno nessuna prova a loro favore. E le riviste scientifiche pubblicavano varie, a volte contrastanti, teorie su un antico continente le cui montagne più alte sopravviverebbero oggi come gli arcipelaghi della Melanesia e Polinesia, come avevo detto, no? Le diverse opinioni, qui non chiama per nome Mu, no? Il mitico continente di cui parlava James Churchward e di cui non ha parlato più nessun altro, no? Per cui si immagina che si suppone che sia un mito interamente inventato di sana pianta da James Churchward, magari fondandosi su precedenti miti indiani che però hanno poco a che fare con questo mitico continente del Pacifico. Le diverse opinioni sull'epoca in cui sarebbero fioriti l'ipotetica cultura scomparsa e il continente che la ospitò sono allo stesso tempo incredibili e divertenti. Ma nei miti di Tahiti e altre isole sono state scoperte allusioni più che significative. Sì, nell'isola di Tahiti e poi nelle isole Hawaii, effettivamente ci sono anche là, come nell'isola di Pasqua, effettivamente ci sono leggende di terre scomparse, no? Cioè, per esempio, gli abitanti delle Hawaii dicono di venire dalla terra scomparsa di Hawaiki. E così anche gli indigeni dell'isola di Pasqua dicono che i loro antenati erano un re e una regina con 7.000 sudditi che sono fuggiti da una terra dove ora non c'è che il mare, una terra sprofondata. Ovviamente Peter Colosimo ha trattato parecchio queste leggende e magari in futuro, figlia permettendo, no? Perché sapete che ho avuto cioè, diverbia, diciamo, con Alessandra Colosimo, la figlia di Peter Colosimo, però non si è più fatta sentire, ho tolto la monetizzazione al video in cui parlavo di suo padre, e poi non si è più fatta sentire, evidentemente basta quello, no? Ecco, quindi magari in futuro tornerò su questi argomenti. Dunque, quanto allo strano cilindro, al misterioso rotolo coperto di geroglifici, accuratamente conservati nella biblioteca del museo, ricevette una ben meritata attenzione. Non potevano esserci dubbi sul loro rapporto con la mummia, dato che è stata trovata lei accanto, e tutti si rendevano conto che se i geroglifici fossero stati decifrati, anche il mistero dell'orrida creatura si sarebbe chiarito. Il cilindro, lungo circa 10 centimetri, col diametro di un paio, era di uno strano metallo iridescente che sfidava nel modo più assoluto l'analisi chimica e sembrava refrattario a qualsiasi reagente. Esattamente come il misterioso metallo Tulu, no? Di cui era composto il cilindro e anche il medaglione del capo Aquila Grigia nel racconto appunto Oxinaian o Cnaian che dir si voglia,
no? Che era inattaccabile a qualsiasi acido, a qualsiasi reagente. Però qua il metallo viene definito iridescente, mentre il metallo Cthulhu era invece di un colore scuro e maculato. E qui devo di nuovo chiudere e rivederci.